Siamo qui all'ITIS Bernocchi di Legnano col professor Giancarlo Restelli. Siamo qui nella sua classe, la prima IA, informatica A, giusto? Ed eravamo venuti qui per parlare con i ragazzi di un progetto, una collaborazione che verrà fatta più avanti probabilmente tra Legnano Web TV e la scuola ITIS Bernocchi. Ma prendiamo la palla al balzo e promuoviamo questo libro intitolato Risorgimento, questioni aperte, a cura di Giancarlo Restelli più altri professori di diverse scuole, mi sembra, giusto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Ecco, è un libro che è stato pubblicato recentemente per il 150esimo dell'Unità Italiana, visto il coinvolgimento di 7 insegnanti di 5 scuole diverse, 3 di Legnano più il Cavalleri, che è un liceo di Parabiago, e l'Itas Mendel di Villa Cortese. Come mai questa idea di scrivere questo libro? È il primo che fate oppure ce ne sono stati altri? No, in realtà è il quinto, se consideriamo la nostra attività in questi 5 anni. Quando stavo all'Ipsia Bernocchi, in 3 anni diversi abbiamo scritto 3 libri di storia, 2 sui lager nazisti e 1 sulle foibe. Poi ho collaborato a un libro del Cavalleri sulla Prima Guerra Mondiale. Questo è il nostro primo libro sul Risorgimento. Quindi diciamo che Legnano ha una certa tradizione per quanto riguarda libri di storia tra l'Ottocento e il 1900. Quindi parla di territorio questo libro? O nel senso Risorgimento in generale? Ci parli un po'? No, non c'è in questo libro una certa attenzione nei confronti del territorio, non perché Legnano non ha dato nulla al Risorgimento, anzi è una storia davvero interessante, anzi se pensiamo alla presenza di Legnano all'interno dell'Inno di Mameli, ecco, ci rendiamo conto che... Ha ricordato anche Benigni. Anche Benigni attualmente ha dato importanza a questa presenza. Abbiamo preferito invece occuparci di altre questioni, di un'altra dimensione più nazionale del Risorgimento. Risorgimento, questione aperta, perché siamo partiti dal presente, da alcuni problemi aperti nella nostra società, la questione meridionale, la scarsa importanza che si dà alla nostra lingua nazionale, alla lingua italiana, per tornare indietro nel tempo e vedere qual era la realtà 150 anni fa. Quindi il percorso seguito in questo libro è dal presente al passato. La pubblicazione di questo libro è stata possibile grazie a diversi comuni, giusto? Sì. Vogliamo citare magari i comuni coinvolti in questa iniziativa? Sì, sono i comuni dove sorgono le scuole che hanno collaborato al progetto, quindi approfitto per ringraziare il comune di Legnano, comune di Parabiago, di Canegrate, di Villa Cortese. Più il libro ha potuto contare su altre sponsorizzazioni, alcune banche della zona. Abbiamo pubblicato 2000 copie in sostanza, di cui alcune centinaia siamo già riusciti, ecco, in qualche modo attraverso vari canali a diffonderle, soprattutto tramite diverse presentazioni. Abbiamo iniziato il 16 di marzo con una presentazione a Canegrate, poi subito dopo a Parabiago, alla famiglia legnanese, quindi a Legnano il 18 di marzo, poi Canegrate, e adesso avremo un'altra presentazione a Busto Garolfo e motormente altre a Legnano e zona. C'è stato un buon riscontro, cioè è stata tanta gente che ha partecipato a questa presentazione? Sì, a Legnano soprattutto quella sera che era il 18 di marzo, che era anche la notte bianca dedicata al Risorgimento, abbiamo avuto un centinaio di persone, forse ancora di più, all'interno della famiglia legnanese, con un buon riscontro per quanto riguarda poi le copie che hanno chiesto le persone che hanno partecipato alla presentazione, ma così anche a Parabiago e in altri comuni abbiamo visto un notevole interesse da parte delle persone. Infatti di queste 2000 copie nel giro di poche settimane alcune centinaia hanno preso vie diverse, alcune persone hanno letto in parte o tutto il libro, finora sono arrivati solamente apprezzamenti. E questo libro dove lo si può trovare? Non è un libro che si trova normalmente nelle librerie, a parte magari qualche libreria della zona. È un testo che può essere chiesto a noi dell'ITIS Bernocchi oppure alle scuole che hanno partecipato al progetto, quindi si può chiedere direttamente al liceo Galilei di Legnano, all'istituto Barbara Melzi. Oppure a chi guarda questo servizio, se ci chiede a noi dove trovare questo libro, lo rimandiamo a voi. Sì, a noi dell'ITIS Bernocchi e in particolare a me. Va bene, la ringrazio, professor Restelli, e niente, ringraziamo anche sicuramente tutti gli altri professori che hanno partecipato a questa stesura di questo testo,
Per oggi è tutto da Litis Bernocchi. Ciao, Olga.